sufficientemente interessante, quindi io procedevo alla riscrittura e spesso gli sceneggiatori davano ai pazienti degli insight che invece avrebbero dovuto essere più del terapeuta, quindi io a volte prendevo magari delle battute che nella sceneggiatura, nella bozza erano, nella stesura erano del paziente e le spostavo invece al terapeuta. Poi facevamo le prove, poi procedevo ad un'altra riscrittura che facevo io. Questo era il meccanismo. Ecco, raccontata così, sembra quasi una Like terapia this, di it looks gruppo di like grande a very successo. successful group Ci therapy. ha mai pensato Did you ever questo think of elemento che this comunque element? è un lavoro di This is the kind of grande, insomma, work qualcuno scrive, qualcun altro somebody writes, corregge, sempre somebody su. corrects. Cioè, quanto è l'elemento How anche relevant is also the psicologico psychological del suo lavoro? element in your work? I hope I understand the question, but Spero che sia un modo I hope it's molto d'effetto per dirci che funziona il DVD, però ora lo scopriremo. Chiedo alla regia se Ritenuto utile di comunque procedere con ci cautela dal può. capitano, Eh come no, temo che procuratore non sia lo superiore. stesso I don't audio, think it's the same a sound. meno che Ho scoperto il che la treatment, caratterista no, Christina Foreman ha veramente. cambiato impiego 3 mesi Chiedo prima di a essere uccisa. Per andare a lavoro sulla Spring Street doveva prendere la linea D della tagliate questo metropolitana audio fino alla perché. quarta ovest e poi prendere la linea C Scusate, ora verso sto Spring diventando un Street. happening molto comico questa masterclass. Io chiedo scusa da Gaia Levi, chiedo scusa alla SACT, forse non siamo stati sufficientemente preparati, evidentemente è stato questo momento così. Ora spero che non si passerà ai cotillon e alle ballerine, perché sarebbe definitivamente ancora più imbarazzante. Allora chiedo scusa, abbiamo interrotto sulla risposta, che è una domanda già complessa. I'll say something about writing and psychology. I think in a way. Allora, non tutte le notizie vengono in maniera negativa. Allora, io vi proporrei ad Agai, visto che finalmente lo possiamo mandare, l'abbiamo scoperto, il capitano forse è intervenuto. Così, allora, io proporrei di fare così: far finire questa parte delle mie domande. Facciamo un po', anch'io faccio il finto psichiatra oggi. Dopodiché, vediamo questi 40 minuti e poi procederemo direttamente con le vostre risposte senza una mia ulteriore serie di domande. Se per te anche Daniele va bene, se per Agai va bene, facciamo così. Quindi, esauriamo ancora. So we 5 finish minuti it just five more minutes di questo momento di domande da parte mia per introdurre, poi io vorrei solo, vi dico, da questo momento per chiedere ancora un paio di cose sull'adattamento evidentemente americano e se ci può anticipare, non dal punto di vista anche il fatto che ci sono anche altri adattamenti, ovviamente come sappiamo che ce ne sono anche in Italia. Ma ne parleremo ancora due, questa domanda sul gruppo. Ok, You know, I think in a way the job of a therapist and the job of screenwriter or writer, any writer, is very, very similar, you know, because when we write a character, we try to understand his motives, his background, and we ask ourselves all the time why is he doing what he's doing. So in a way, we are trying to understand the character in exactly the same way the therapist is trying to understand his patient. The only thing that we, I would say, that we construct the character while the therapist deconstruct in order to fix it in a way. But so this is that was very, very interesting. The other thing is, and I should add it, that we had a consultant. We had a very close consultant, psychological consultant. He was a very quite well-known therapist professor, and he was working with us in the development phase, and also he was reading the right the finished scripts to see if there is no if there are no mistakes or anything. So he was also meeting the writers from time to time to help them, and these sessions were usually was something not so far from real treatment, real therapy with the writers. So io credo che in un certo senso il lavoro del terapeuta, il lavoro dello sceneggiatore o dello scrittore in generale, sia in realtà molto simile, perché
quello che fa uno scrittore, quello che fa uno sceneggiatore è crea un personaggio e lo crea cercando, nello scriverlo, nel crearlo, cerca di capire quelle che sono le sue motivazioni, quelle che sono le sue spinte, quelle che sono le sue idee, perché cerca di capire, così come fa il terapeuta, perché il personaggio fa quello che fa. E quindi in questo senso fanno qualcosa di estremamente simile e l'unica forse differenza fra i due è che mentre lo scrittore costruisce il personaggio, il terapeuta lo decostruisce, lo destruttura per potergli risolvere in un certo senso i problemi. Un'altra cosa importante che va aggiunta è che abbiamo avuto una strettissima collaborazione con un consulente, che appunto era un consulente che si occupava della parte psicologica, che oltre a essere un noto terapeuta è anche un professore, e il quale ha collaborato molto da vicino nella fase di sviluppo dei personaggi e poi ha collaborato anche nel senso che rileggeva le sceneggiature, quelle finali, quelle definitive, per vedere se per caso non ci fossero degli errori, non ci fossero delle incongruenze. E di volta in volta, spesso ho incontrato anche gli sceneggiatori per cercare appunto di aiutarli a capire, per cercare di capire anche i personaggi. E questi incontri devo dire che non erano poi molto lontani da vere e proprie sessioni di terapia. E poi però il grande successo di B.T. Poole è stato quando c'è stata la versione americana e tutti poi sono interessati a conoscere anche quella originale. Qual è il suo rapporto quindi con la versione americana? Qual è la sua collaborazione? E cosa pensa appunto di queste serie di adattamenti che stanno avvenendo un po' in tutto il mondo, se ci può dire qualcosa di quello italiano, dal suo, chiaramente non di rivelare dettagli che sono tecniche di produzione, però dal suo punto di vista, perché io vorrei ricordare che il papà di Agai è italiano, quindi questo è anche in qualche maniera c'è qualche cosa anche qua di freudiano, ritorna a casa nella versione nella lingua del padre, insomma, in qualche maniera. Ok, so it's a lot of questions. I'll try to answer what I remember of them. Sono tante domande, cercherò di rispondere a quelle che mi ricordo. Okay, about the American version. Well, when I first came to America after the boat, this series, which was a story by itself, we can talk about it later if you want. But I had the impression that they will say, you know, take the money and run. You know, we'll give you a lot of money, but we don't need you here. And it was quite the opposite. They really wanted me there as kind of consultant. So that's what basically what I did in the American version. I was kind of consultant. They call it, of course, executive producer. But that's what I did. So I was sitting with the showrunner, the local showrunner. In this case, it was a director called Rodrigo Garcia, which is he's also independent director. And also the son of Gabriel Garcia Marquez, but he's a great guy. So I was sitting with him, and we were thinking of all the points that are local, you know, and how to make them American. So, and okay, thanks. Che cosa quindi, cercando appunto di rispondere a quelle che mi ricordo, partiamo dalla versione americana. La prima cosa che ho fatto quando sono andato in America dopo che avevano acquistato la serie, ho pensato che mi avrebbero detto quando sono andato lì, questa poi è una storia in sé, se volete ne possiamo parlare più tardi. Quando sono andato lì ho pensato, vedrai che mi diranno prendi i soldi e scappa, ti diamo un sacco di soldi ma di te non abbiamo bisogno, quindi vattene. E invece è successo l'esatto contrario, cioè hanno voluto che io rimanessi come consulente e che quindi dessi la mia consulenza per quella che era poi la versione americana. Loro lì la chiamano produttore esecutivo, ma fondamentalmente è stato questo il mio compito, quello di fungere da consulente. Quindi che cosa ho fatto? Insieme allo showrunner locale, che poi è un regista che si chiama Rodrigo Garcia, un regista indipendente, tra l'altro molto bravo, figlio di Gabriel Garcia Marquez, una persona molto molto brava, ci siamo messi lì seduti e abbiamo cercato di analizzare nella serie che ho realizzato
tutti quei punti che erano punti proprio diciamo nazionali, quindi che riguardavano Israele, e ci abbiamo cercato di capire come li potessimo poi trasformare e adattare invece alla versione americana. So of course the main